Le ZES nascono con una finalità specifica. Dall'incipit della stessa legge istitutiva che è il DL 91, nascono per riequilibrare economicamente le zone del nord e del sud. Sicuramente questa è un'occasione che non dobbiamo sprecare come tante ne abbiamo sprecate in Sicilia. Siamo parecchio impegnati nel portare avanti questo, stiamo lavorando a ritmi di carica per evitare che i soliti ritardi che la Regione accumula in questo caso non ci siano. Già abbiamo ottenuto un primo esito positivo al Ministero per la prima parte delle aree che abbiamo individuato, dove già Mazara del Vallo è inclusa. Ora stiamo lavorando alla seconda parte per concludere il procedimento, speriamo entro quest'anno, in maniera che già ai primi pensi del prossimo anno potremmo avere il decreto del Consiglio dei Ministri che approva definitivamente le ZES. I vantaggi sono veramente tanti, intanto sulla semplificazione amministrativa, che non è cosa da poco. Spesso le aziende lamentano ritardi della burocrazia. Essere allocati all'interno delle ZES significa avere dimezzato o ridotti di un terzo o appunto alla metà una serie di come dire, autorizzazioni che sono necessarie per gestire un'impresa. E poi i vantaggi economici sono cospicui, perché in aggiunta al credito d'imposta vi è un ulteriore fondo pari a 300 milioni di euro che di anno in anno viene rimpinguato, che ti permette, in maniera, come dire, per semplificare e per fare capire come funziona, ti permette di compensare le imposte che devi dare quando fa un investimento. Il che in soldoni significa che con l'F24 una ditta, piuttosto che pagare a fine mese le tasse, può scaricarsi dimostrando di avere acquistato un macchinario indispensabile per il ciclo di produzione. Il che significa che chiaramente se uno acquista un macchinario nuovo solitamente fanno assunzioni, forma nuove persone. Insomma, le ZES sono una grande opportunità. All'interno delle ZES poi possiamo fare le zone doganali, si possono autorizzare le zone doganali, e in questo con l'Agenzia delle Dogane faremo una importante chiacchierata, perché io in provincia di Trapani spero di poter dare quest'ulteriore opportunità. È chiaro che le ZES in provincia di Trapani riguardano un vasto territorio, perché tanti comuni sono stati inseriti, ma credo che aver inserito il porto di Mazara, il suo retroporto e tutta la zona industriale, come dire, ha qualificato significativamente l'attenzione che il governo regionale, il presidente Musumeci, ha per parlare di un argomento così importante, e soprattutto si dà un'opportunità importante alle imprese che per 7 anni, prorogabili per altro 14, possono avere queste agevolazioni. Un nuovo ciclo economico per Mazara deve passare necessariamente dalla riapertura del porto al traffico passeggeri, al traffico merci, oltre che la naturale vocazione di porto peschereccio. Io ricordo che il porto di Mazara è già abilitato per queste funzioni, quindi l'occasione della istituzione delle zone economiche speciali nell'area portuale e retroportuale, con tutti i vantaggi e i benefici che questo comporta, è un'occasione unica che non possiamo perdere. Il nostro piano industriale prevede esattamente lo sviluppo portuale di Mazara del Vallo. Già stiamo lavorando su tanti fronti e oggi con molto piacere accogliamo l'iniziativa dell'assessorato delle attività produttive con l'onorevole Turano per questa grande opportunità per lo sviluppo di Mazara del Vallo. È un'opportunità che non ci lasceremo scappare.